Le domande sono un insieme di desiderio di conoscenza, di voglia di ricerca, di bisogno di crescita e di sapienza. Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. Quando pensi di avere tutte le risposte, la vita ti cambia tutte le domande. Queste due citazioni racchiudono il senso vero delle domande. Il vento, la pioggia, i temporali, come possono ispirare la musica? Com'è cambiato il rapporto dei giovani con la musica? La musica va suonata e provata oppure va sempre scritta prima? Paolo Zampini, pistoiese, è uno dei più importanti flautisti del panorama italiano. Ha compiuto i suoi studi flautistici a Firenze sotto la guida di Mario Gordigiani. Da oltre 30 anni svolge attività concertistica sia come solista che come componente di importanti orchestre sinfoniche. Paolo, è nata prima la tua passione per la musica oppure è nata in concomitanza a pensarla proprio come un lavoro, questa professione, diciamo, di musicista? La passione per la musica è una cosa innata e io l'ho sempre avuta. Ci ho pensato tanto da adulto, ho pensato che fin da bambino la musica mi emozionava, soprattutto la batteria. La batteria, le note basse, la mia prima passione è stata la batteria. Il flauto è arrivato appunto così casualmente oppure ti ha ispirato qualcuno come spesso succede? No, è stato ispirato da Ian Anderson naturalmente, dico naturalmente perché era all'epoca, però quando ascoltai per la prima volta in radio il suono del flauto non sapevo cosa fosse, per cui comprai il disco, stabilì che era il flauto, andai alla banda Borgognoni, la banda sul parterre di Pistoia e decisi che sarebbe stato il mio strumento. Tu hai dedicato la tua vita soffiando. Sì. Ecco, che cos'è il soffio? Questa uscita da polmoni dell'aria che si trasforma? Chiunque soffi, soffia in maniera diversa. Nella musica si deve respirare anche non respirando. Un pianista, un chitarrista che non respira dentro lo strumento, non usa il respiro, ma deve respirare. Infatti la differenza tra la musica elettronica e la musica classica o il jazz anche, ha proprio questa la differenza, che la musica elettronica va per conto proprio, ma il respiro umano è inimitabile. L'altro giorno ascoltavo la lezione del maestro Radek Baborak, che è giù, primo corno dei Berliner, che sta facendo una masterclass da noi, stava insegnando ad un ragazzo ad attaccare e lo faceva in maniera molto semplice, col respiro.
Questo, ed è lo stesso gesto che fa il direttore d'orchestra quando attacca, e nel momento in cui il direttore d'orchestra alza la mano, l'orchestra inspira ed espira, e questa è una cosa straordinaria. Paolo Zampini, nella sua lunga carriera, ha collaborato con le principali orchestre sinfoniche europee. È stato per tanti anni uno dei flautisti preferiti del maestro Ennio Morricone, con il quale ha realizzato le principali musiche da film e da camera che tutti conosciamo. Ecco, per te che cosa ha rappresentato questi lunghi anni trascorsi con lui, con i concerti in tutto il mondo? 35 anni di grande professionalità, di grande umanità, di trasmissione di quello che è il pensiero della musica nella passione ma anche nella professione. Come direttore del Conservatorio Statale Cherubini di Firenze, ha avuto modo di suonare con moltissimi giovani, provenienti da tutto il mondo, da cui ha recepito grande vivacità e passione. Quello che si evince quando arrivano gli studenti dalla Cina o dal Giappone o dalla Corea, l'unica cosa che si capisce veramente è che c'è alla base una distribuzione dell'educazione musicale entusiasmante per noi, nel senso che tutti hanno un approccio. Cioè, quando io vedo le università musicali cinesi e scopro che sono delle cittadelle con 4-5 auditorium, lì si capisce che c'è una voglia assoluta di diffondere l'educazione musicale. Però naturalmente poi vengono in Europa, perché in Europa si è creata, diciamo, la grande musica. E ovviamente qui trovano qualche cosa che loro non hanno. Sembra banale dirlo, ma qui trovano la fantasia musicale, trovano un approccio umano diverso, un aspetto più amichevole probabilmente. Quando sento parlare di musica contaminata mi viene da ridere, perché la musica è contaminazione, è come il linguaggio, è come la letteratura, è come il pensiero filosofico. Se non fosse stato così si sarebbe fermato tutto molto tempo fa. Certo, questi due anni così particolari hanno condizionato gli studenti che frequentano il conservatorio. È vero che ci siamo aiutati tutti in tutto il mondo con le varie orchestre online e virtuali, però è il vivere insieme, è come dire mangio la sera insieme in famiglia, oppure ognuno mangia a casa sua e mette una telecamera. Ecco, è completamente, anche perché manca il profumo. Cioè, manca il profumo della musica, manca l'odore del vicino, manca tutto. Parlando di respiro e di suono, viene naturale pensare appunto alla natura, scusate il gioco di parole, e a quello che produce la natura con il soffio del vento nella foresta, per esempio, oppure soffiando dentro le canne. E allora viene naturale anche pensare agli strumenti a fiato. Abbiamo qui il nostro Daniel Rosari, uno dei più bravi nostri studenti del percorso accademico del Cherubini, che studente di corno, che ha qui questo strumento meraviglioso, il corno francese, che mi dice, Daniel, quanto è lungo il canneggio? Appunto intorno ai 3,5 metri, 4. Il corno in realtà è più un amplificatore per quello che esce dalle nostre labbra. È tutto qui, così si crea il suono. Vuoi far ascoltare qualche suono? Sì. Thank you.
Daniel, qual è l'origine del corno? Il corno in realtà origina dai boschi, diciamo, sì, dalla caccia. Appunto era uno strumento per mandare i segnali tra i cacciatori. Poi piano piano nel barocco è stato introdotto nelle orchestre e c'era, proprio così si chiamava, il corno barocco, corno molto lungo, che non aveva niente di tutta questa meccanica qui, e che si teneva pure qualcosa del genere, per dire. Poi invece avevano scoperto che se mettendo la mano dentro il corno e facendo delle posizioni, come chiuso, semiaperto, aperto, si possono creare tutte le note della scala cromatica. A dire la verità, io volevo suonare la tromba, però mamma mi ha detto che forse è meglio suonare il corno, perché ha un suono più dolce. Quindi in casa tu davi un po' meno noia durante le prove. Sì, quindi assolutamente. Una volta, quando si fece un viaggio che difficilmente dimenticherò, da Roma, Morricone, a casa di Ennio Morricone, tu mi parlasti in macchina, mi ricordo, della fascinazione, sì, che è quella sensazione antecedente, diciamo, un po' all'amore per la musica. Tutte le arti devono dare prima qualche cosa all'animo, no? Cioè, stranamente, ti senti attratto da qualcosa e non puoi farne a meno. E questa è stata veramente la fascinazione della musica, ascoltare un suono e percepire, o delle armonie, e percepire che queste armonie, questi suoni ti creano uno stato d'animo particolare, uno stato d'animo che naturalmente ognuno di noi percepisce in maniera diversa, come se fossero profumi. Ecco. Grazie Paolo. Grazie.